tutti, Marco Cardona, Product Specialist Casale Bauer. Siamo qui ai Black Mirror Studios in compagnia dell'ultimo pedale nato in casa Digitech, il Digitech iStomp. iStomp è un pedale espressamente pensato per gli amanti del mondo Apple, in particolare nasce per lavorare in simbiosi con il vostro iPhone, con il vostro iPad o col vostro iPod Touch. In simbiosi in che senso? Nel senso che il pedale di per sé è un pedale vuoto, completamente configurabile dall'utente. Grazie a un software che è scaricabile gratuitamente su iTunes, direttamente nel vostro iPhone o nel vostro device Apple preferito, voi potrete scegliere quale effetto abbinare di volta in volta al vostro pedale. Nel pacchetto, oltre all'hardware, cioè al pedale stesso, che è questo, troverete in dotazione l'alimentatore e troverete in dotazione questo particolare cavo che permette di collegare il pedale direttamente al vostro device Apple. Cosa faremo dopo? Una volta collegato il pedale al device Apple e lanciata l'applicazione, potremo scegliere se utilizzare uno dei due effetti in dotazione. Nella fattispecie sono in dotazione un bellissimo overdrive di lei. Oppure se lanciarci nell'esplorazione di tutte le molteplici possibilità offerte attualmente da Digitech su iTunes, credo ci siano circa una quarantina di effetti su cui fare il nostro shopping, e trovare appunto il nostro effetto preferito. Gli effetti sono di grande qualità, sono tutti oltretutto provabili direttamente online mediante sempre l'applicazione, che ci permette di ascoltare la funzione del pedale da acceso a spento. Siamo qui con il nostro iPhone per lanciare l'applicazione Stomp Shop, che è questa applicazione di Digitech che ci permette di scegliere, provare e acquistare i nostri pedali. Come potete vedere, l'applicazione una volta lanciata è molto carina. Gli effetti sono organizzati per tipologie, si può navigare in maniera molto veloce e molto intuitiva. Possiamo cliccare su uno dei pedali, il pedale viene ingrandito, ci viene mostrato l'effetto nei dettagli, dopodiché possiamo lanciare un clip audio che ci fa sentire come suonerà il nostro pedale. Semplicemente cliccando sul pedale possiamo attivare o disattivare l'effetto in questione e quindi sentire la chitarra pulita o con l'effetto. Una volta deciso che ci piace questo effetto, abbiamo due opzioni: possiamo o acquistarlo direttamente oppure possiamo scaricarlo nella versione di prova. Una volta scaricato una versione di prova, l'effetto durerà attivo nel nostro iStomp per 5 minuti, dopodiché bisognerà acquistarlo o provarne un altro.
così come lo vedete nella confezione, è un pedale completamente neutro. Non ci sono diciture particolari sotto ai quattro potenziometri in dotazione, ci sono due ingressi e due uscite per il funzionamento in stereo, in real stereo, sia in ingresso che in uscita. La presa per l'alimentatore in dotazione e la presa per lo speciale cavo che ci permetterà di collegarlo a un device Apple. Come fare poi, una volta deciso qual è l'effetto che vogliamo, a ricordarci a cosa servono i quattro potenziometri? Grazie ai pratici sticker in dotazione. Come potete vedere, gli sticker in dotazione comprendono solo una serie di effetti, mentre ormai la banca effetti a disposizione degli utenti è ampissima. Però sono presenti anche tre patch bianche da poter applicare sul pedale che ci permetteranno di configurare al momento il nostro pedale per quello che sarà l'utilizzo che vorremmo fare in quella determinata situazione o con un determinato effetto. L'applicazione è facilissima, basta rimuovere lo sticker dalla listella e applicarlo sull'iStomp. E così abbiamo il nostro pedale configurato come Redline Overdrive, con i controlli di gain, bassi e alti e di livello. Qualora ci servisse cambiarlo, basterà staccarlo semplicemente, è un'operazione che può essere fatta un buon numero di volte, e applicarne un altro. In definitiva, perché acquistare un iStomp? Perché è un pedale che non invecchierà mai, perché il processore all'interno è un audio DNA2 estremamente potente che farà una sola applicazione per volta nel nostro caso e quindi la farà sempre ai massimi livelli, perché è un pedale che troverà spazio in qualunque pedaliera come Jolly per permetterci di avere, senza rubare eccessivo spazio magari a una pedaliera già affollata, una situazione estremamente versatile, un pedale che può svolgere diverse funzioni all'interno di un setup o all'interno di un'intera scaletta. Basti pensare che il passaggio da un suono all'altro, da uno dei suoni acquistati all'altro, richiede all'incirca 30 secondi, quindi magari non proprio fra un pezzo e l'altro, però nella pausa della scaletta in un attimo si può collegare l'iPhone, perché ricordatevi che l'iPhone non va lasciato attaccato una volta caricato l'effetto nel pedale. Basterà collegare l'iPhone, lanciare l'applicazione e in 30-40 secondi avremo il pedale riconfigurato a nostro piacere con l'effetto che ci serve.